Eccoci, allora davanti al vibrafono. Alcune differenze sono evidentissime, altri materiali, un'altra dimensione. Le differenze strutturali dalla marimba a questo strumento sono ovviamente di costruzione. Vedete che i tasti sono di metallo. Questo consente al tasto di vibrare e di avere appunto un sustain, diciamo un sostegno molto più lungo. Che cosa consente inoltre di prolungare il suono? L'uso del pedale. Infatti Tommaso adesso azionerà il pedale. Vedete che questa striscia di feltro, funge da sordina. Così. Nel momento in cui si abbassa la sordina, i tasti possono risuonare più a lungo, mentre quando viene alzata si blocca il suono. Inoltre, il vibrafono ha la possibilità di azionare un effetto speciale, diciamo, che richiede però un supporto elettrico. Ah, specifichiamo, è uno strumento analogico, quindi è uno strumento assolutamente acustico, potremmo definirlo, quindi suona anche senza Beh, in elettricità. questo caso. Questo effetto è il cosiddetto effetto di motorino e vedete che queste piccole eliche che Girano. danno un effetto wah-wah al suono, chiudendo e aprendo le canne. Questa la capiranno forse i chitarristi. Esatto, sì, no, i Cioè, chitarristi con i anche voi avete i vostri pedalini, pedalini. certo. C'è anche da dire che appunto si può regolare la velocità, quindi avete sentito che si può tenere una velocità bassa, L'accelerata, wow, appunto. wow, wow, oppure arrivare appunto a wow, 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 insomma, più veloce, ecco. Siamo arrivati alla fine all'xilofono, che abbiamo un po' trascurato perché così derubricato a strumento d'infanzia, giocattolino. Non è così, nel senso che è uno strumento con la sua dignità e soprattutto è uno di quegli strumenti da cui forse si parte, no? Quindi ha una utilità. Diciamo che proprio è lo strumento dei bambini, no? All'inizio. Non per questo è uno strumento facile, anzi, lo xilofono ha un timbro molto squillante, ha un timbro molto secco. Diciamo che l'errore si sente molto nettamente, quindi bisogna stare molto attenti quando si suona lo xilofono, oppure il suo fratellino, che è il glockenspiel, che è uno strumento di metallo, no? Come lo xilofono, sempre molto acuto. Farà un po' da raccordo anche per la nostra prossima puntata, in cui passeremo anche ai timpani, ai rullanti, quindi parti di batteria, parti d'orchestra che necessariamente adesso non abbiamo trattato.